Avellino, capitale dello sport, non solo Universiadi, nel capoluogo torna anche Sport Days. Location quest'anno Parco Manganelli. La manifestazione, organizzata come ogni anno dal CONI, si terrà dal 1 al 20 giugno. Il meeting internazionale di atletica invece per quest'anno è rinviato a settembre. Nei prossimi 20 giorni, dunque, giovani e giovanissimi provenienti da tutta la provincia e non solo si daranno battaglia in tutte le discipline, dall'atletica al tiro con l'arco, dal rugby agli scacchi. Saviano sottolinea le difficoltà riscontrate nell'adeguare Parco Manganelli, le agevolazioni per i più piccoli, l'obiettivo è quello di coinvolgere le famiglie. Il parco è il luogo adatto per ospitare le famiglie. Purtroppo molti debordano da questo tipo di ragionamento e secondo me è sbagliato perché se andate in un momento di luce primaverile all'interno del parco trovate lo splendore di una vegetazione abbastanza buona, tant'è che noi abbiamo, tra virgolette, dico incaricato, ha chiesto all'Istituto Agrario, attraverso i suoi docenti in agronomia, di fare un censimento della situazione arborea del Parco Manganelli da illustrare poi agli alunni delle nostre scuole. Poi spiega perché il tradizionale meeting si terrà a settembre. Come sapete, la pista di atletica sarà rifatta, perlomeno si spera, è stato appaltato appunto il lavoro per la pista di atletica, sono stati rifatti gli spogliatoi e quindi ci avviamo, speriamo, a dare di nuovo la valenza strategica del campo scuola CONI di Avellino. Però sotto questo aspetto bisogna dire un'altra cosa. Non possiamo costruire le opere, rinnovare le opere e non dare un utilizzo organico a queste opere.